Quand agniva cada scola, opsia da lavorer, am cateva l'acqua in gola, le da gisto in dal curver. Dall'odor l'era memedra, la frisiva in la padela, la carsenta tonda o quedra, fatta a man con la canela. Galleggian in dal destrot, ipsulein, i solleveven e i magneva subet tot. Anzi i labbra e mi scuteven, la felicità, la fam, l'era un gusto, che marcò ben quando Magnè l'ova col pan l'era tutto per un putain. Questo è un pezzo di una poesia molto vecchia, però racconta la verità, che è quello che succedeva nelle case. I bambini erano contentissimi perché dai qualcosa di fritto a un bambino, e invece per il contadino era un cibo sostanzioso, perché non è come adesso che hanno tutte le macchine. Si andava nei campi e si stava anche delle giornate intere nei campi, e quindi serviva un mangiare che desse sostanza, ma dall'altra parte c'era anche la povertà. Quindi questo metteva insieme un cibo povero ma molto calorico, che mangiavano volentieri perché era anche molto buono, e lo mangiavano come volevano. C'erano i contadini che lo cucciavano nel latte, oppure con salume, oppure con due uova fritte, cioè si mangiava in mille modi. Poi gli ingredienti li avevano tutti in casa, le materie prime per poterlo fare giornalmente, come poteva essere il pane. Io sono Orietta Grimaldi, sono cotitolare della ditta Ranuzzi Andreacci SNC, che produce gnocco fritto, nonché sua moglie. Io sono Ranuzzi Andrea, sono nato nel 1964 e sono cotitolare dell'azienda che produce gnocco fritto. E sono 33 anni che curiamo questa attività. 1966 che è nata, solo venduto gnocco fritto. Okay. E quando abbiamo arrivato a noi ha continuato a vendere solo gnocco fritto. Fra Toscana, Basso Veneto, Lombardia, Basso Lombardia, Emilia Romagna è un prodotto che conoscono tutti. Verso Parma è torta fritta, è crescenta verso Bologna. Crescenta fritta verso Bologna. Fritta. Qui a Modena è gnocco fritto. In Toscana lo chiamano ficcattole. Durante la giornata entro in un bar e vedo un bambino che ha in mano un pezzo di gnocco e lo sta mangiando con gusto, io lo guardo e dico il nostro prodotto, cioè è orgoglio proprio. E rimane un prodotto povero, cioè è indiscutibile, però viene apprezzato, è grande gratificazione, pur essendo un prodotto povero ci vuole una certa qualità. Ma noi abbiamo sempre cercato di curare l'artigianalità di questa cosa, perché se diventa industriale già lo fanno. Poi ci piace avere questa esclusività. Il nostro chiosco non nasconde niente. Tu vieni, ti affacci alla finestra e vedi cosa stiamo facendo. Ci sono persone che si sono fermate e hanno detto: ma qua dentro cosa fate? Gnocco fritto. Suo bello è, lo butti sulla padella, deve bagnarsi lo strato sopra che gli fa fare la bolla, e dopo lo giri subito e che si cuoce un attimo dall'altra parte e a posto. Questo cosa succede? Che non gli fa bere unto, rimane asciutto. Se era partito per far essere un lavoro che ci doveva dare la possibilità di fare poi qualcos'altro, noi ci siamo affezionati a questo. Questa attività, essendo noi marito e moglie, ci dava la possibilità di vivere insieme tante ore. Alla fine abbiamo tirato lungo fino ad ora e lui è già in pensione. Adesso aspetterà me e poi vedremo se troviamo qualcuno che ha la stessa voglia che abbiamo noi.
Io l'unica cosa che posso dire ai giovani è cercate di investire in un lavoro che vi appassiona, come si faceva 30-40 anni fa, cercate di investire in qualcosa e non sperare che arrivi, perché sta morendo un po' tutto, quelle cose, le piccole attività artigianali. Poi è dovuto a un insieme, d'accordo, però se tante persone si rimettono in gioco, magari torna a essere quello che era una volta,